Torniamo in studio e parliamo del gruppo Alta Valtaro che ha sede ad Anzola. Gli alpini hanno festeggiato anche loro il momento annuale del rinnovo delle tessere. Anche gli alpini del gruppo Alta Valceno, con sede ad Anzola, hanno celebrato l'annuale festa del tesseramento. Con poco più di una ventina di aderenti, è il gruppo più piccolo della provincia di Parma, ma gelosissimo della propria autonomia e perfettamente integrato nel tessuto sociale del territorio, costituendo uno dei principali centri di aggregazione per questo lembo di Appennino parmense ai confini con le province di Genova e Piacenza. Sant'Antonio Abate, la ricorrenza è stata festeggiata domenica scorsa anche ad Isola di Compiano e a Roncole di Bedonia. Benedizione degli animali, anche sia Isola che a Roncole erano presenti, come vedrete, tanti cavalli e poi c'è stata anche la benedizione del sale. La bella giornata ha favorito la perfetta riuscita della festa di Sant'Antonio Abate, che si è celebrata domenica scorsa anche ad Isola di Compiano e a Roncole di Bedonia. Tanti, come sempre, i cittadini che hanno voluto partecipare con i loro piccoli animali da compagnia affinché fosse loro impartita la benedizione. Ad Isola la celebrazione eucaristica è cominciata alle 10:15, seguita dalla benedizione del sale, degli indumenti di chi soffre, del fuoco di Sant'Antonio e in chiusura degli animali sul sagrato della chiesa. Ad officiare il rito è stato Monsignor Domenico Ponzini. È veramente commovente questa, la grande folla che si è presentata questa mattina, sia nella celebrazione della Santa Messa come dopo per la benedizione dagli animali. È segno di una civiltà, cioè è segno del fatto che c'è una valutazione dell'animale, non una sopravvalutazione. Non è un battesimo, non è la benedizione dell'animale, non è certo un sacramento che l'animale possa ricevere, è soltanto un augurio perché l'animale possa essere al servizio dell'uomo, possa essere di conforto. Delle volte si è sentito dire qualche proverbio che fa riflettere. Io ne ho sentito uno e dice così: vuoi amare gli animali? Frequenta gli uomini. Molte volte gli animali hanno nei confronti delle persone degli atteggiamenti che gli uomini non sono capaci di avere. È per questo che soprattutto gli animali di compagnia sono così, in questo momento, così cari, anche perché la carenza di amore che c'è nelle famiglie porta a delle soluzioni che sono un po' dei surrogati. L'amore di un povero animaletto certo può portare conforto a chi magari vive solo. Certo, questo ci fa pensare che se queste persone hanno bisogno del conforto degli animali, l'avrebbero molto bisogno di più di avere il conforto dell'uomo. Il fatto quindi, mentre piace, mentre è simpatico, ci porta anche a riflettere che l'uomo, le persone umane hanno bisogno di trovare aiuto nella vita e molte volte, fa tristezza dirlo, magari lo trovano più negli animali che non forse negli uomini. Don Giovanni Cigala invece ha raggiunto i fedeli a Roncole, dove anche qui erano in tanti ad attendere la benedizione in occasione della festa. Qui a Roncole abbiamo benedetto gli animali, ma oltre agli animali anche il sale, che normalmente viene dato agli animali nella tradizione nostra di questi posti e è dato proprio come benedizione. Perché il sale? La preghiera che abbiamo recitato ci dice: nel sale che preserva dalla corruzione ci hai dato un segno della tua sapienza e della vita incorruttibile. Quindi il sale che preserva, i cibi salati si mantengono nel tempo, ecco, si vede un segno proprio di conservazione della vita e quindi un segno dell'aiuto di Dio per la nostra esistenza. Penso che sia questo il motivo per cui il sale viene benedetto e dato agli animali come aiuto, come benedizione. Ecco.
Il centro sociale ricreativo Giovanni Timossi di Borgotaro domenica 29 alle ore 16 al Museo delle Mura presenta lo spettacolo comico musicale a sorpresa di Tutto un po' con Matteo Unetti, Veronica Chiesa e Massimo Del Grosso. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Massimo Pesci. L'ingresso è libero. E sempre il centro sociale ricreativo Timossi e l'associazione Invito alla Lettura vi invitano per l'appunto presso l'Istituto Zappa Fermi di Borgotaro nel laboratorio musicale ad un incontro che si terrà lunedì 30 alle ore 15, si intitola Leggermente, un pomeriggio per ascoltare, leggere, raccontare e vedere, condotto dalla professoressa Isa Guastalla. Vedere un libro e leggere un film a casa di Montalbano e di Camilleri. Questo è il secondo appuntamento dopo il primo che è riuscito molto bene. Parliamo di basket maschile, della pallacanestro di Borgotaro, una squadra mitica che esiste da tantissimi anni, i cosiddetti, meglio conosciuti per tanti, Diavoli Rossi, un inizio un po' stentato di campionato, ma adesso i ragazzi stanno risalendo la china. Dopo un inizio di stagione piuttosto stentato, la S Valtarese di pallacanestro maschile sta lentamente ma inesorabilmente risalendo la classifica. Se infatti bisogna prendere atto che su 13 partite sin qui disputate le vittorie sono state 7 e 6 le sconfitte, va anche riconosciuto che i Diavoli Rossi hanno battuto gli avversari negli ultimi 4 incontri dimostrando di essere in piena fase di crescita. Importantissimo il successo ottenuto la scorsa settimana in trasferta contro il Basket Sole Piacenza, primo in classifica, peraltro già superato anche al Palaraschi durante il girone di andata. Sicuramente i ragazzi allenati da Ivano Baldi sono ancora distanti dai risultati dello scorso anno, quando vinsero la regular season, venendo poi purtroppo eliminati al primo turno dei play-off. Proprio per questo, nell'anno in corso, la strategia è cambiata. Quest'anno siamo partiti un po' più a rilento perché abbiamo cambiato tipologia di lavoro, cercando di migliorare le cose che l'anno scorso ci hanno messo più in difficoltà, quali l'attacco a difesa schierata e soprattutto nella zona. E abbiamo tralasciato quelli che erano i nostri punti chiave, il contropiede, la difesa aggressiva e giocare in velocità. È questo che ci ha fatto partire un po' più in sordina, ma adesso le cose stanno migliorando e speriamo bene. Lo scopo è quello di arrivare ai play-off in condizioni ottimali per poi giocarsi di volta in volta mete più ambiziose. L'obiettivo dei play-off è, speriamo di raggiungerlo, poi lì è sempre un terno al lotto, sbagli qualche partita, hai qualche infortunio, può andare male, giochi bene, fai quello che ti sei allenato e vinci le partite. Principale problema della squadra, ricordiamo interamente composta da giocatori dell'Alta Valtaro, rimane la fisicità, ovvero una certa carenza in peso e altezza. Specialmente nel ruolo dove gioco io, vicino a canestro, pecchiamo un po' di centimetri e soprattutto di chili. Questa è la nostra forza e sfortuna, nel senso che avendo così poco tonnellaggio patiamo il gioco statico vicino a canestro, però cerchiamo di essere più atletici e più veloci e metterli in difficoltà in questo modo. Caratteristiche che naturalmente influiscono sugli schemi di gioco. Lo schema che preferiamo è la transizione al gioco in contropiede, che è nelle nostre corde. Dopo alcuni anni di crisi, la gloriosa società fondata nel 1948 sta dunque rifiorendo, anche grazie alla presenza di numerosi giovani, alcuni già innestati nella prima squadra ed altri che stanno crescendo nel settore giovanile. Sì, abbiamo dei buoni ragazzi, delle buone promesse, fra cui per citarne uno perché è quello che per adesso sta facendo vedere cose importanti, Michele Reboli, un ragazzo di 19 anni che è diventato veramente un punto fermo della nostra squadra, sì, un punto fermo diciamo. E poi appunto anche nelle giovanili però questo sta accadendo. E anche nelle giovanili con dei ragazzi che hanno militato anche nelle giovanili di Fidenza per fare alcuni campionati e quindi abbiamo buone prospettive per un domani, sperare che non tutti scappino dalla Valtarese, che qualcheduno rimanga con noi. E
E siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 27 gennaio. Iniziali condizioni di cielo sereno poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nel pomeriggio, nebbia in mattinata, assenza di precipitazioni. Le temperature minime in aumento, valori tra meno 2 e 0 gradi, ma ancora con estese gelate diffuse. Temperature massime stazionarie tra 6 e 9 gradi, infine i venti saranno deboli. I programmi di questa sera su RTA sono i seguenti: alle 20.45 la rubrica Obiettivo Motori, alle 21.30 il programma musicale Video Station e poi segue il nostro TG. È tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani sera 19.35, arrivederci.